nuovo video. Oggi vediamo come sfruttare le rose che abbiamo fatto nel precedente video per fare un sapone davvero super fashion, semplice e di grandissimo effetto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, ricordatevi di premere la campanellina per essere avvisati da YouTube quando esce un nuovo video, lasciatemi dei commenti e un bel like. Vediamo cosa dobbiamo fare. Eccoci ragazzi, allora per fare questo sapone ho messo la cera d'api, quindi metterò su temperature un po' più alte, sui 52 gradi. Se non avete mai visto come fare un sapone col metodo freddo e volete provare a farlo, andate a vedere tutti i miei video della playlist ABC del sapone. Mi raccomando, guardateli tutti dall'inizio alla fine, perché vi spiego le attrezzature, le norme di sicurezza, dove trovare i prodotti, cosa usare e via dicendo. Bene, la nostra parte liquida e i grassi sono alla giusta temperatura, li unisco assieme, vado di mini pimer, traccia leggera. Per questo sapone userò la mica nera, potete usare anche il carbone vegetale e qualsiasi altro colorante naturale. Se non avete mai visto i miei video sui coloranti naturali, vi lascio qua in alto il link e andate a vederli. Ok, traccia leggera. Naturalmente per fare questo sapone serviranno le rose che abbiamo visto nel video precedente. Facili da fare ragazzi, bisogna solo prenderci un po' la mano. Metto la mica nella brocca. Abbondo, perché il nero, se poi non è sufficiente, si schiarisce e diventa grigio ed è veramente brutto. E di fragranza userò quella che ho preso su Happy Mold. Se non avete visto il video di Happy Mold, vi lascio anche qui in alto il menu, il link, andate a vederlo perché è davvero bello. Ok, e metto il sapone negli stampi. Ok, visto che ho messo una fragranza floreale alla rosa, tende a solidificare molto in fretta, si sta già rassodando, quindi è già il momento di mettere sopra la rosa, ma prima volevo dare una spolverata di glitter dorati. No, perché nero con l'oro e il rosa è la morte sua. Thank you.
Bene, noi ci vediamo tra 24 ore, così li togliamo dallo stampo, vediamo se il nero ha retto, sono tutto pieno di brillantini. E vi do ancora due consigli. Ciao ciao! Eccoci ragazzi, sono passate le 24 ore, tolgo il sapone dallo stampo. Guardate un po' come sono venuti belli. Il profumo di rose è fenomenale. Bene, se questo video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, non dimenticate di premere la campanella per attivare le notifiche e essere avvisati da YouTube quando esce un mio nuovo video, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!